Ciao a tutti, in questa video lezione andiamo a risolvere un circuito RC, un circuito si dice ohmico, resistenza, capacitivo, appunto il condensatore e la sua capacità. Che cosa significa risolvere un circuito? Lo scopriremo strada facendo. Chiaramente significa trovare qualcosa che non conosciamo, va bene? E scopriremo, non voglio svelare subito la sorpresa, lo scopriremo strada facendo. Allora, cosa abbiamo? Abbiamo un circuito, appunto, in cui c'è presente, collegato in serie, una resistenza ed un condensatore. Resistenza caratterizzata da, appunto, una resistenza R e il condensatore caratterizzato, come sappiamo, da una capacità C. Questo circuito lo immaginiamo, ci semplifichiamo la vita, anche perché non avremmo altrimenti tutti gli strumenti matematici del caso, ci semplifichiamo la vita e consideriamo un generatore a corrente continua, ok? Quindi FEM costante. Ecco qua. Immaginiamo di chiudere il nostro circuito all'istante iniziale t uguale a 0. Chiaramente, nel momento in cui chiudiamo il circuito, è abbastanza comprensibile pensare come sul circuito non stia passando, transitando intensità di corrente e di conseguenza sulle armature di questo condensatore non vi sia quantità di carica accumulata, quindi il mio condensatore sia completamente scarico all'inizio. Quindi queste informazioni le scriviamo. La quantità di carica all'istante 0 sia 0 e anche l'intensità di corrente all'istante 0 risulti 0. Ok, scusate,